Buongiorno a tutti, io mi auguro che il mio microfono non vi dia particolarmente fastidio, cioè che non lo sentiate proprio. Io sto finendo la mia camminata, oggi la temperatura si è alzata decisamente, stamattina eravamo intorno ai meno 5 se non sbaglio, penso ci siano un 5-6 gradi adesso, quindi c'è un bel tepore. Infatti io sono uscita solo con la magliettina che dicono essere una maglietta termica, ma io non ci credo. È semplicemente una maglietta sintetica, ma vabbè, è la felpa. Quindi sto terminando la mia camminata. Oggi sono truccata, cioè sono truccata, sono sempre truccata, ma oggi ho il rossetto perché stamattina ero a lezione. Scusate il cambio mano, ma camminando ho le mani a salsiccia, cioè mi si gonfiano, tenendo le mani giù e muovendole così, no? Non so, capita anche a voi, penso sia una cosa abbastanza normale, ma mi si gonfiano moltissimo e ogni volta faccio poi, guardate, cioè normalmente non sono assolutamente così, mi si gonfiano un sacco camminando. E sono andata a lezione stamattina, a lezione normale, regolare, e oggi mi sono un pochino sistemata, cioè mi sono voluta mettere il rossetto che tra l'altro dura da stamattina alle 8 e ho anche mangiato prima, non so come sia perché non riesco a vedermi bene, mi auguro non sia terribilmente rovinato, ma non penso. E mi sono messa per la prima volta, mi sono accorta di non averlo mai indossato, il vestito nero che avevo messo. Se riesco vi metto magari il link agli ultimi acquisti che avevo fatto da Shein in autunno per comprarmi i maglioni, no? Maglioni vestito, cose lunghe. E avevo preso un vestito nero che avevamo nominato il vestito del convento, quindi un vestito in maglina leggera leggera. Nero con una specie di, non è né collo alto né girocollo, una via di mezzo, una specie di lupetto che non avevo ancora mai messo. Quindi oggi mi sono messa il vestito nero, le calze nere ovviamente, un piccolo tronchetto con il tacco color cammello che ho comprato l'anno scorso, che ho messo una volta, il cappotto color cammello e il mio cappello di Primark verde scuro che ho preso sempre l'anno scorso, lo scorso Natale, ormai 2 Natali fa, quindi l'anno scorso sono 2 anni, vabbè avete capito, ma Natale 2021, dicembre 2021 l'ho preso, mamma mia quanto tempo è passato già, che è stupendo, e quindi oggi sono andata così. Oggi mi sentivo un po', sono spesso vestita molto sportiva. Quindi almeno per la lezione del giovedì cerco di vestirmi un pochino meglio. Cioè mi vesto come mi va di vestirmi. Io da quando sono qua mi trovo molto molto bene anche vestita sportiva, cosa che devo dire la verità non è mai successo nella mia vita. Invece mi trovo estremamente a mio agio. Sarà che mi piacciono le cose che indosso e quindi probabilmente è quello. E poi devo dire la verità, mi sento più libera qui di mettermi qualsiasi cosa. Allora, io ho intenzione di, ora ci sono ormai arrivata, vi ripeto, sono alla fine della camminata, quindi me la prendo tranquilla, poi me ne torno a casa tranquilla. Mi fermo alla libreria, alla casettina dei libri che abbiamo visto in un altro video, ora ve la faccio rivedere per chi non l'avesse visto, ora sono arrivata. Mi cerco un libro in inglese per me, vedo se c'è qualcosa che mi piace. Io mentre cammino ascolto audiolibri, in questo periodo audiolibri, se no podcast quando sono a disposizione i miei preferiti, ma di solito me li ascolto di notte i podcast. Oppure musica, ma in questo momento audiolibri e li ascolto in italiano, perché ho l'abbonamento Audible in italiano e quindi li ascolto in italiano. Intanto sono arrivata qui. E volevo cercare anche qualcosa per
Bellina. Volevo cercare qualcosa anche per Tommaso, perché a scuola lui prende libri molto piccolini e volevo qualcosa che magari lo stimolasse un pochino, perché ha i periodi in cui lui deve leggere sempre, ok? Loro devono raggiungere degli obiettivi, dei goals ogni tot settimane, hanno questa scheda e devono raggiungere un tot di minuti. Chiaramente, dovendo leggere in una lingua non sua, fa più fatica, e ci sono periodi in cui, come questo, è molto più riluttante alla lettura, e quindi cerco di, visto che letteralmente non mi costa niente, cerco di vedo un po' se c'è qualcosa. Ugualmente, se poi magari a caso ho qualche libro che, anche se li ho presi all'home closet e magari li riporto lì, però eventualmente si può fare qualche scambio, tanto cioè non è importante riportare gli esatti libri che si prendono, non c'è scritto il titolo, ecco. Vediamo un po' cosa trovo. Allora, io ho preso questo per me, che è un libro, volevo qualcosa di leggero, deve essere un libro alla Sophie Kinsella, per chi conosce il genere, cioè una cosa molto leggera. C'è anche il seguito, sempre qui. Poi ho preso questo, che secondo me per Tommaso va bene proprio come lunghezza e come tipo di scrittura, con anche qualche figura, ma abbastanza lungo, insomma, da poterlo... incuriosire. Lunch Lady, che è un fumetto, e poi ho preso questo per Ele, giusto per farle avere qualcosa. Mi ha colpito il fatto che sia che abbia anche un autore italiano, e poi ho preso anche questo sempre per Tommaso, giusto per, beh, questa è una storia più leggera, quando c'ha meno voglia, insomma. Ok, io ho portato i libri dentro casa. Ma che è sta luce? Sto cercando di fare il bilanciamento del bianco con la luce, ma non ce la fa. Vado a ritirare. Mi devo rimettere gli occhiali. C'è una luce... Oh, mamma mia. Però mi fa degli occhi pazzeschi questa luce. Vabbè. Vado a ritirare. Dovrebbe essere arrivato l'ordine di H&M. Eccomi qua, sono tornata. Si è alzato improvvisamente un vento pazzesco. Quella cosa! E da ieri sera che ho detto a Tommaso di raccoglierlo. È un pinguino di carta che ha costruito. Vabbè, non lo raccoglierò. Allora, cosa c'era nella mia cassetta delle poste? C'era... boh, volantini, cose, tra l'altro a nome di non so chi, francamente, di gente che viveva qua prima, evidentemente. Coupon per mangiare da Arby's, quindi burger, panini vari, e poi un altro volantino per non ho capito che cosa. Ah, c'è un volantino per... pizza, coupon, e per dei parrucchieri, boh, $5 off, $3 off. Sì, vabbè, niente di che. Allora, vi ricordate il... aspettate che apro, busta di carta di H&M. Vi ricordate del famoso ordine che mi è arrivato la settimana scorsa con le famose canottiere fantasma? Le canottiere sono arrivate, perché le ho ordinate il giorno stesso, perché effettivamente avevo tolto dall'ordine sia il pigiama per Tommaso che le canottiere, non mi chiedete per quale motivo. Avevo tolto altre cose dall'ordine perché avevo cambiato taglia, insomma, tra togli e togli avevo tolto troppo, e quindi le ho ordinate. E vabbè, non c'erano il pacco del... io le canottiere le prendo sempre in multipack, insomma, non le prendo singole. E le
come si dice, il pacco con i colori pastello che avrei voluto non c'era, cioè non c'era ovviamente la taglia di Ele, e le ho prese sui toni del rosa e del bianco, ma tanto insomma, dovrebbero essere 5, sono 5, ah sono uguali, ok, quindi sono due bianche, due rosa chiaro e una rosa un pochino più acceso. Il modello è il modello che per lei io preferisco, perché quelle diciamo che ho preso per Tommaso, quelle classiche da maschietto, come si chiamano, vogatore, sono troppo grosse, soprattutto per le cose che mette, per i vestiti che mette, insomma spesso anche quando ha le cose un pochino con le manichine un po' più corte, oppure ha un colletto un pochino più più ampio, no? Rispetto al normale girocollo, così, le cose che ha portato Maso, insomma, quindi ho preferito prenderle queste, che è il classico con il fiocchetto e il... cos'è questo? Non è pizzo, vabbè, insomma, con queste cosine qua. E ho preso 110, 116, quindi 5-6 anni. Magari le andranno un pochino abbondanti qui sotto l'ascella, ma a vederla neanche tanto, mi interessava che fossero lunghe, perché Ele ha ancora la panzotta da bambina piccola, no? E quindi la panzotta pronunciata, le canottiere che ha, che sono sempre di quel 98-104, mi pare che alcune siano di... forse le avevo prese da Primark, le ultime che le avevo comprato, altre sono della Lidl. Mi sa che di H&M forse non ne ha, mi pare che non ne abbia, sono molto corte, cioè le coprono la pancia ma si muove e tende a scoprirsi, soprattutto la notte, e quindi canottiere, insomma ce l'hanno fatta ad arrivare. E poi ho ripreso il pigiama di Tommaso. Tommaso sta utilizzando i pigiami, glieli compro ormai ogni 2 anni, non prima. Quelli che ha ormai stanno arrivando anche ai 3 anni, perché cerco di comprarli sempre abbondanti e poi insomma durano. Però tra un po' arriva il momento di cambiarli anche a lui. Quindi gliel'ho preso grande, ho preso taglia 9 anni. Ho preso una taglia 9 anni perché? Perché il pigiamino che ho comprato da entrambi per Natale, il pigiamino con i pantaloni a righe rosse tipo candy cane e la maglia da elfo, aveva una vestibilità così aderente, gliel'ho preso 8 anni a lui, che è quasi piccolo. Quindi pensando che comunque stessi comprando comunque un pigiama in jersey di cotone, ho detto no, glielo prendo 9 anni perché la taglia 8 anni è veramente molto giusta, quasi piccola mi verrebbe da dire. E insomma gliel'ho preso dei Pokémon, va bene la lunghezza, voglia, sì, abbondante, questa gli andrà, forse gli andrà anche grandina qua, ma tanto un pigiama va bene. E quindi ci sono i Pokémon e poi c'è l'immancabile Pikachu che abbiamo un po' in tutte le salse, in tutte le magliette. Però vedete, sono molto aderenti. Ora Tommaso ha pigiami di H&M da quando è nato, quindi insomma con le taglie io sono anche abituata con la vestibilità. C'era questa indicazione. C'è questa indicazione che c'era anche nel pigiamino dell'elfo di cui vi parlavo poco fa, in cui si dice che per la sicurezza del bambino il fit di questo indumento deve essere aderente, insomma. Questo indumento non è resistente alle fiamme. E ti dice che se sto cercando di tradurre in italiano, se questo indumento ha una vestibilità abbondante, potrebbe più facilmente prendere fuoco. Ora, la prima volta quando ho preso quei pigiamini dell'elfo, ho detto: ma boh, ci sono un po' passata sopra. Ora però lo rileggo e un po' mi spaventa.
Anche perché noi, vivendo con la moquette, io ormai sono terrorizzata. Io vivo nell'ansia più totale, nell'ansia perenne, perché è anche ormai penso a quello che indosso dentro casa, avendo tante cose in tessuto sintetico, cerco di non mettermele proprio. Se me le metto, mi viene nervoso, mi viene da piangere ogni volta. Perché basta toccarsi, sfiorarsi e io prendo le scosse, ma ne prendo decine al giorno, che è una cosa che a me, a lungo andare, mi sta creando insomma, un po' uno stato di follia, probabilmente, uno stato di ansia perenne. Qualsiasi cosa io tocchi, mi prendo le scosse, toccando chiunque, qualsiasi cosa. Quindi diciamo che questa cosa già, ecco, il pavimento non aiuta. Vabbè, comunque, anche questo è piuttosto aderente. Non mi interessa che sia aderente o meno, l'importante è che gli copra ben bene la pancia, insomma, che sia lungo. E questo era il mio, ciò che ci è arrivato oggi, insomma. Ieri, no, 2 giorni fa è arrivato anche parte del regalo di compleanno di Eleonora. E ormai siamo a inizio febbraio, manca un mese al suo compleanno e devo decidermi ad organizzare qualcosa. Cioè, che debba organizzare qualcosa, sì, sicuramente. Che cosa e come, con chi, ancora non mi è chiaro. Devo prendere queste decisioni e poi devo andare anche da Party City a vedere un po' si è alzato il vento da morire. Sì. Devo anche vedere un po' le decorazioni perché ho pensato di prenderle, di ordinarle su AliExpress, ma mi sa che non conviene, anche perché quest'anno noi avremo la festa a tema principessa, a quanto pare, principessa Disney, che è un tema molto facile da trovare, quindi penso che insomma non avrò granché problemi a trovare cose. Il problema di AliExpress è che tutto ciò che compri, almeno mi è capitato più volte, lo sapete, negli anni ho ordinato spesso cose sia per lui che per lei, ci devi pagare la spedizione e le spedizioni sono care, nel senso che su ogni articolo che ordini, su ogni referenza paghi la spedizione, quindi non conviene più assolutamente. È una cosa, se, sai, sono quelle cose un po' molto originali, cose introvabili, ma insomma, qui è le principesse Disney, penso non sia un particolare problema. E prima di fare qualsiasi tipo di acquisto, devo aver ben chiaro cosa farò e chi inviterò. Boh, vedremo. Va bene. Adesso io ho un'ora esatta, non mi butterò sul divano, non cederò a questo. La mia crockpot va da un paio d'ore almeno, dalle 11:30 mi pare. Stanno cuocendo le lenticchie. Noi abbiamo, più tardi, abbiamo lo spettacolo di Tommaso. Non vi dico stamattina, è uscito ed era emozionatissimo. Ma proprio emozionato. Tra l'altro oggi è andato a scuola da solo. Non aveva il coraggio di uscire di casa. Quindi ce lo siamo tutto abbracciato, gli abbiamo fatto un sacco di in bocca al lupo. Perché? Perché stamattina hanno già, adesso ce l'avrà alle 2:30, già l'altro spettacolo, avevano due spettacoli durante la giornata, uno alle 10:30, in modo che fossero inclusi, l'hanno fatto per tutti i bambini della scuola, quindi tutti questi bambini della scuola, la loro presenza è stata divisa in due grandi gruppi, uno che include anche i bambini della materna, della pre-K, quelli del turno di mattina. L'altro spettacolo è alle 2:30 e quindi Eleonora, che è il turno del pomeriggio, lo vedrà. Quindi tra un po' andranno tutti a vedere questo spettacolo. E poi alle 6:30 dovranno essere a scuola un po' prima, quindi dobbiamo andare un po' prima. Alle 6:30 inizia lo spettacolo per i genitori invece di tutte le seconde. Io non vedo l'ora di vederlo, ovviamente. Mamma, di quanti fazzoletti avrei bisogno domani? Molti. Molti di sicuro. Comunque, dicevo, quindi oggi grande giorno, infatti spero che il mio trucco regga, poi magari mi rimetterò il rossetto, ovviamente.
però mi rimetterò il vestito di prima. E adesso io mi metto qui a cucire triangolini, cioè almeno un paio me li faccio. No, lo devo fare perché tra l'altro nel fine settimana non avrò tempo perché siamo invitati ad una festa, dobbiamo fare una specie di festa di San Valentino, poi ho scoperto che invece è il compleanno di una bambina, non si è capito molto bene, vi terrò informati. E poi urge un colore, cioè io mi devo assolutamente fare il colore ai capelli, ho una ricrescita spaventosa. Ho notato che da quando sono qua, e quindi da quando mi devo fare io il colore e da quando ci devo stare io dietro e non la parrucchiera, i miei capelli bianchi sono aumentati, stanno aumentando ad ogni ritocco, ad ogni colore, ne trovo molti molti di più, quindi il mio invecchiamento sta galoppando alla velocità della luce, me ne sono accorta dal viso, dall'ovale, ogni tanto mi vedo quasi più magra, ma non sono affatto più magra, anzi sono ingrassata, ma si sta proprio svuotando l'ovale, cioè anche dalle foto lo noto, che in alcune foto si vede che da solo un anno fa sembravo più piena e magari pesavo 4 kg meno di adesso, ma si sta proprio svuotando, cioè si sta abbassando. Aia. Va bene, basta. Mi metto a cucire. Ci vediamo, boh, spero domani.